Pedalo da qualche anno e mi è venuta voglia di correre. Cosa devo fare? Questo video potrebbe fare per te. Iniziamo la puntata. Se volete iniziare a correre avete due possibilità. O cominciate con il ciclismo agonistico oppure con quello amatoriale. Partiamo dal ciclismo agonistico, il ciclismo giovanile, che parte dall'età di 7 anni, con la categoria giovanissimi, dai 7 ai 12 anni. Il chilometraggio è minimo, ovviamente si parte dai 2,5 km dei G1 fino ad arrivare ai circa 15-16 km della categoria G6. Sono 6 categorie in tutto, con il chilometraggio che cresce man mano che si passa all'anno della categoria successiva. Poi esordienti 13-14 anni, dai 25 ai 40 km, allievi 15-16, 50 km sono le gare più corte fino ad arrivare a 80. Poi c'è qualche corsa che ha la deroga, essendo una gara storica, per arrivare a 100 km, le gare che sono gare in linea praticamente. Poi abbiamo juniores da 80, gare magari in circuito, fino ad arrivare a 120. Infine gli under 23, che ormai sono diventati praticamente dei professionisti, tanti corrono già in squadre Continental dai 19 ai 22 anni. Allora, per gareggiare nella categoria giovanissimi a oggi, quindi siamo nel 2024, basta un certificato di sana e robusta costituzione, da parte del medico, può essere anche il medico della mutua, così fino ai 12 anni. Dal 2025, quindi dal prossimo anno, servirà il certificato di idoneità sportiva anche per i ragazzini piccoli. Oggi l'idoneità sportiva invece serve dalla categoria esordienti in su. Si può prenotare tramite l'USL oppure tramite medici autorizzati dalla Federazione Sportiva Medici Nazionale. Quindi importante, o andate tramite USL oppure privatamente tramite questi medici. Gli esami sono semplici: esame urine, spirometria e elettrocardiogramma normale e sotto sforzo. Una volta che facciamo questi esami, questa visita, si porta il referto, il risultato, alla società sportiva per cui ci vogliamo tesserare. E se vogliamo conoscere quali sono le società sportive vicino a casa nostra, esiste il sito della Federazione Ciclistica Italiana che ci aiuta appunto in questa ricerca. Vi mettiamo qui in descrizione il link per trovare la squadra, nel caso siate interessati, ovviamente. Se avete 20 anni o poco più, è difficile partire con il ciclismo agonistico, però sognare non costa nulla. Abbiamo visto in passato esempi di ragazzi che hanno cominciato tardissimo a pedalare, hanno trovato comunque modo di farsi tesserare da qualche squadra under 23 e poi hanno dimostrato di valere e sono riusciti a passare nella massima categoria. Vedi il nostro Luca Vergallito, che è riuscito a passare pro tramite la Swift Academy e sta facendo molto bene nel World Tour, già nelle prime gare. L'ultimo caso che mi viene in mente è anche quello di Bart Lemmen, corridore olandese del team Visma, che ha chiuso al quinto posto il Tour Down Under. Ha cominciato a correre 3 anni fa, prima faceva il pilota di aerei, lavorava nell'aeronautica militare e adesso corre nel World Tour. Sì, non è facile trovare il contratto in una squadra Continental per iniziare, però c'è chi ci è riuscito e sicuramente sono casi difficili da trovare, però esistono. Quindi io sono sempre per il provare a sognare perché davvero non costa nulla. Abbiamo degli esempi di atleti che ce l'hanno fatta. Passiamo adesso al ciclismo amatoriale. Quindi siamo un pochino più grandicelli, non possiamo neanche più sognare. Abbiamo più di 30 anni, è impossibile ormai diventare ciclisti professionisti, però abbiamo voglia di provare. Vogliamo buttarci nella mischia e gareggiare. E quindi cosa dobbiamo fare? Allora, possiamo fare il tesserino con la Federazione Ciclistica Italiana, che sta a capo di tutto. Poi ci sono ovviamente gli enti di promozione sportiva, gli enti della Consulta, che possono essere AXI, AIX, ce ne sono tanti, Libertas, USACLI, WISP, OPES e ASI. Sono tantissimi, però diciamo che fanno tutti
riferimento alla Federazione Ciclistica Italiana. Come per il ciclismo agonistico, anche in questo caso serve un certificato di idoneità sportiva che va consegnato alla società per cui ci vogliamo iscrivere. Il costo della tessera è di 45 euro. Se la tessera viene fatta con altri enti di promozione sportiva può costare meno, è poi anche a discrezione delle società. Ci sono società che fanno pagare la tessera anche qualcosina in più per compensare i costi di segreteria o perché magari nel prezzo maggiorato mettono anche un completino o un gadget del team. La tessera vale dal 1 gennaio al 31 dicembre e si può partecipare a tutte le gare amatoriali di tutte le specialità, quindi strada, cross, mountain bike, pista, eccetera. Con la tessera della federazione si può partecipare alle gare organizzate dagli enti della Consulta e viceversa. Nel costo della tessera è inclusa anche l'assicurazione, quindi quando andiamo a gareggiare siamo coperti a livello assicurativo grazie alla tessera che abbiamo fatto. Nel caso volessimo partecipare al campionato italiano o mondiale, però dobbiamo avere per forza la tessera della federazione e non quella di altri enti della Consulta. Questo va ricordato, anche se magari uno che inizia a correre adesso non pensa sicuramente al campionato italiano o al mondiale, però era giusto dirlo. La spesa per partecipare alle gare è di 15-20 euro per quello che riguarda i circuiti, 50-60 km di gara circa, mentre la spesa sale per le gran fondo, si parte dai 30 per arrivare ai 250 euro. 250 euro è magari una corsa importante come la Hero in mountain bike, ci sono vari prezzi, però diciamo che se uno vuole partire all'inizio, vuole giusto assaggiare il mondo della competizione, già fare qualche circuitino da 15 euro, basta e avanza. Sul sito web della federazione si possono trovare le squadre amatoriali della vostra zona, quindi se avete voglia di tesserarvi e siete curiosi di vedere dove sono le squadre vicino a casa vostra, nel link che mettiamo in descrizione potrete trovarlo. Negli amatori ci sono tantissime categorie, possiamo iniziare già a 18 anni con la categoria Junior Sport 17 e 18, che equivale alla categoria Juniores nel ciclismo agonistico, poi Elite Sport dai 19 ai 29, Master 1 30-34, Master 2 35-39 e sempre a salire fino all'M8, Master 8 dai 65 anni in su. Io non sono nella categoria di Giorgione. Giorgione è un Master 2, mentre io sono un Master 3. Però, ok, siamo in classifiche differenti, però si corre tutti insieme, anche perché le gare spesso non hanno dei numeri esagerati, quindi non puoi far partire una categoria con 8 partecipanti. Quindi mischiano tutto quanto e poi fanno le varie classifiche. Noi ovviamente con Giorgione proviamo a vincere la gara globale, non proviamo a vincere la gara della classifica della categoria, Giorgione, no? Tu che stai guardando, no? Sei d'accordo? Vabbè. Queste erano le informazioni base nel caso abbiate voglia di cominciare a correre e di buttarvi nella mischia. Io e Giorgione quest'anno, come già detto un po' di mesi fa, parteciperemo ad alcune gare in circuito, faremo anche qualche gran fondo, comunicheremo in anticipo le gare che andremo a fare, quindi se volete aggregarvi, buttarvi nella mischia anche voi e gareggiare al nostro fianco, siete liberi di farlo. Ovviamente è consigliato anche aiutarci, magari nel caso abbiamo bisogno, sto scherzando, è giusto avere un bel lotto di partecipanti, avere tanti avversari e divertirsi soprattutto, questa è la cosa più importante. Quindi, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like e commentare, non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!